Ciao Barbie. Ti vedo tutte le sere. Bella giornata, molto felice. Tanta roba. Tantissima roba. Quando hai finito volevo invitarti a una tortellata. No, non è possibile, buona serata a tutti. Non è possibile perché ho un sacco di appuntamenti oggi, mamma mia. Ma tu non ti puoi immaginare. Poi sono insieme dei miei amici. E poi lo chef preparerà una delle mie grandi passioni francesi. Voi non sapete quanto sono legato a questo piatto. Oh, cosa c'è? Bella giornata, sono molto felice. Ma certo, ma certo. Oh, allora, attenzione perché ho invitato un mio carissimo amico, un artista che passa, insomma, abbastanza sovente qui dalle mie parti. Non solo perché è molto bravo, ma perché incomincerà una tournée nei teatri e partirà proprio il 26 di questo mese al Metropolis di Bibbiano. Cosa c'è? Altre domande sono inutili. Infatti non devo dire niente, io non devo domandare, devo solo fare. Quindi visto e considerato che insomma parte di qui a pochi giorni, l'ho invitato oggi per fare un po' di promozione, ma perché ha fatto anche delle bellissime cose proprio sulla coda dell'anno scorso, veramente eccezionali, fuori anche con un disco. Insomma, ci sono un sacco di cose da raccontare, poi lo conoscete, è una superstar. Ma d'altro canto anche dietro al bancone della nostra cucina mi è venuto a trovare un'altra vecchia conoscenza. Poi in realtà devo dire che io ho un debole per alcuni cibi francesi impressionanti e mai e poi mai mi era capitato all'interno dello show di avere uno chef che inequivocabilmente ripeteva la mimesi di questa grande crema che ha reso famoso tutto il dorsale da Parigi fino ad arrivare giù a Non è esatto! Va bene, da sopra Parigi fino ad arrivare giù a Aix-en-Provence, ti piace così? Allora, in cucina c'è Francesco Viselli! Ciao! Ma è vero quello che mi hanno detto? Verissimo, tutto vero. Oggi parliamo... No, che tu sei arrivato nudo agli studi? Ah, no. Altre domande sono inutili. No, pensavo che tu... Vabbè, sono i piccoli tranelli da mestierante sì, che uso. Ecco, bravo. No, stagione in realtà, no, è vero per quanto riguarda il piatto, vero? Sì, assolutamente sì. Oggi allora, parliamo della crema. E pronuncia bene come si chiama questa cosa. Parmentier. La crema. Parmentier. Parmentier. Crema Parmentier. Quindi è una crema a base di patate. Certo. Ok, certo. È una crema a base di patate particolarmente saporita perché c'è della pancetta, c'è della buona cipolla, si fa il suo soffrittino come va fatto, però visto un po' la stagione, visto un po' ancora il tempo, ne approfittiamo per promuovere una ricetta di zuppa, non classica italiana, francese, così assaggiamo anche un qualche sapore leggermente diverso. E la italianizzeremo comunque. Bravo, bravo. Useremo del parmigiano reggiano col quale prepareremo... Allo sifoni poi? Esatto, una spuma al parmigiano reggiano. Wow. E la condiremo con dell'aceto balsamico. Ah, bravo, bene. Allora, je ne sais pas si il gradi la Parmentier, il mio ospite, però crema Parmentier, con spuma di parmigiano e balsamico, vedete, patate, pancetta, panna fresca, cipolle, costini, aceto balsamico, e parmigiano reggiano grattugiato. Io non so se lui piace la Parmentier, però è sempre in giro, sicuramente, insomma, lui è una buona forchetta, di bocca buona, gli piace mangiare tutto e quindi è anche divertente perché girando per tutta l'Italia e anche all'estero a volte, insomma, lui può assaggiare tanti piatti. Lui è Lollo Lorenzo Campani! Ta-ta-ta. Conoscevi la Parmentier in quanto tale? No. No. Perché non ho capito se hai risposto no alla francese o hai fatto l'imitazione di Cocciante. Guarda. La seconda che ho detto. Ah, t'ho beccato, eh. Oh, allora, complimenti innanzitutto per il singolo, perché intanto diciamo, hai fatto un'operazione straordinaria il 25 di novembre dell'anno scorso, sì. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, tu hai fatto uscire un disco, un video, un EP, un singolo. È uscito il singolo che... Anche un video forte, peraltro. È un video... Dove lui ha giocato molto sulla sorpresa, perché quando girava il video, lui cosa ha fatto? Ha postato un selfie, lo dico perché io lo seguo, dove era tutto distrutto in faccia e il mondo a lui vicino ha pensato che ci avessero mollato i freni dell'automobile. In realtà tu poi hai spiegato e hai detto no ragazzi, questo è un trucco. Va tutto bene, esatto. È solo un trucco e poi volevo riprendere con quella fotografia lì un po' una frase che è all'interno della canzone che dice appunto sono un uomo e soffro le loro ferite, perché stiamo parlando appunto di un argomento serio, importante, cioè il fatto che siamo usciti il 25 di novembre, che è il giorno esatto. Contro la violenza alle donne.
Questa cosa, diciamo, la canzone non è una canzone bacchettona, insomma, di okay. quelle cose, assolutamente. Però, diciamo, il mio obiettivo è quello di far parlare, no? La sai gente, che io sono d'accordo con te, e quando un artista fa un'operazione come la tua, io mi chiedo sempre se chi in realtà dovrebbe ascoltare bene questa canzone la ascolta. Cioè, ho sempre la vaga impressione che questi messaggi, poi è corretto e bisogna parlarne il più possibile, però ho sempre la vaga impressione, purtroppo leggendo i giornali, che questi messaggi arrivino a chi li sa già e non riescano ad arrivare in quella profondità stranissima giusto. Che poi in realtà dovrebbe scoprirla questa ma, cosa. Sai, siamo abituati ormai con i social, i talent, tutto quello che è un po'... diretto, no? con purtroppo con le brutte notizie che abbiamo vissuto anche nel 2018, no? Certo. di questi prendi i soldi e scappa, uh-huh. io li definisco così. Siamo un po' abituati a andare sempre per la... Io faccio sempre il paragone delle due strade, la direttissima per andare certo, a Firenze e la futa, no? Esatto. Ok. Allora, che la chiamano panoramica adesso. Bravissimo. Allora, se io voglio arrivare prima, prendo la direttissima. È chiaro. Però se io mi voglio guardare le colline bolognesi, toscane, capito? Io prendo la futa, faccio... Dunque, la qualità a discapito della velocità. Questo è un po' il discorso. E tornando appunto alla domanda che mi facevi tu prima... io penso che se teniamo un livello di qualità anche di lessico, di scrittura nelle canzoni, le frasi importanti, le frasi quelle vere, quelle importanti, quelle che hanno anche una doppia soluzione, no? Sì, una doppia sì, sì. Immagine, arrivino meglio. Io spero perché insomma noi tutti ci impegniamo molto spesso a raccontare delle cose, io spero che arrivino sempre dove devono arrivare. Poi chi le sa già è corretto che "du gusti smeglie che one", come diceva quello là, ecco, però poi tutto sommato... Quello... No, tra l'altro tu fra pochi giorni sei al debutto con l'anno nuovo in un bel giro teatri e sì. mi parti appunto al Metropolis da Bibbiano il 26... Poi di nuovo ancora in terra reggiana il 9 sì. Di marzo, in realtà, in questo caso sarà all'Alto Teatro Ca' del Bosco. Senti, che spettacolo è questo qua? Ma allora, sicuramente proporrò tutto il disco nuovo. Mm-hmm. Dunque cercherò di... Essendo io una persona che comunque ha interpretato diverse volte... diciamo, canzoni di altri, no? Notre Dame de Paris, Lucio sì. Dalla, Vasco Rossi... proprio perché la mia, insomma, quello che è stata la mia esperienza di lavoro ha toccato questi grandi artisti, Mogol con Inuira e tutto quanto così. Qui invece voglio fare un discorso, diciamo, un po' più diciamo personale, nel senso che proporrò le canzoni del disco nuovo, proporrò alcune canzoni vecchie dei Frontiera. Grandissimo. Dei Frontiera, che tu ricordi sei bene. Sei stato uno dei primi intervistati. Sì, infatti. E poi qualche chicca, però non senza esagerare, uh-huh. di Notre Dame, no, di tra Lucio l'altro, Dalla. Sì, diciamo. Beh, insomma, i tuoi grandi classici, anche sì, un po' il tuo sì, scudo. Però questa cosa sarà un po' più limitata. Voglio provare, insomma, nel mio piccolo, con le mie piccole gambine in punta di piedi, cercare di smuovere un po' musica originale. No, tra l'altro il disco ecco, che bravo. Gode di grazie. Una collaborazione quasi da Marvel Avenger, perché Maurizio Sollieri, Nicolò Bossini... E Antonello Cocco, Rayleigh Barba, tra i tanti, questi sono tanti. Ma lui è, senti, io ci parlavamo prima, io lo conosco, lui è un messicano fortissimo sì. questo qua. Poi ha fatto un sacco di successo dalle sue parti. Ma lui è stato, è autore di grandi personaggi come Beyoncé, uh-huh. Miguel Bosé, Luis Miguel. Insomma, ha scritto veramente per tanti artisti a livello internazionale. E poi con questa canzone, che in spagnolo si intitola... Pegale alla pared. Ok, che sta per dai un pugno al muro. Sì. Più o meno diciamo sarebbe che io ho fatto... sbatti contro una barriera. Bravissimo. Sarebbe... Esatto. Io ho fatto una trasposizione italiana un po'
insomma, sì, ho cercato di italianizzare un po' il concetto. Noi siamo bravissimi a fare queste cose. Avete mai visto quando ci sono i titoli dei film in inglese, poi quando diamo il titolo in italiano è bellissimo. Fantastico. Cioè, tipo, non so, lo so, titolo in inglese, che ne so, Around to Me, in italiano, L'infinito. Che tu dici, ma perché? Ma per cosa c'è? Tanta roba. Ma no, non è tanta roba. Cioè, a volte, cioè, preferisco una roba così che comunque storpia ma segue la strada. Noi a volte diamo dei titoli che non c'entra niente. Cosa c'è? Non è esatto. Ma infatti, ma infatti, ma infatti. Però è meglio così. E lui, insomma, è un grande della musica sudamericana, tant'è che questo pezzo in Sud America ha avuto veramente un grande successo. No, ma tu successo. Sei bravo e poi meriti ancora, secondo me, non è ancora il successo che devi avere. Sai, ma io sono qua con te, benissimo. Io sono un tuo grandissimo fan da prima ora, dai tempi della CB Band, amico mio. Ecco. Come c'è? Sì, lo so, lo sai cosa fa? Sì, lo so, siamo ormai cugini. Cugini. Allora, sto per mandare un penultimo classico di Lollo Campani, che è Jon Snow, sì. Però prima vado a vedere com'è la Parmentier, perché sempre su questa linea di italianizzare, un po' come o modificare dallo straniero, tu fai la Parmentier italianizzata. Esatto. Come potresti, cioè, se tu dovessi dargli un titolo che non è la super grande Parmentier, senti come lo pronuncio bene, come i parigini. Io, esatto. Io non dico oui, io dico come i parigini. I parigini dicono uè. Uè. Giusto. Uè. Invece i napoletani dicono uè, che è diverso. Assolutamente. Allora, senti, come... Parlo un sacco di lingue, tu lo sai. come potresti chiamarla in italiano? La zuppa della nebbia. Vabbè, vedi che c'avevo ragione io, vedi che sbagliano i titoli, sì, la zuppa, sì, della nebbia. Ma sono loro che sono troppo preziosi. Hai ragione. Noi che siamo più terra a terra, sì, perché esatto, è una zuppa perfetta per la Valpadana. Più che terra a terra, noi qui siamo pomme de terre, pomme, caro. Pomme de terre. Va bene, allora, bravo. Pomme de terre, patate, lo dico. Ah, c'è! Va bene. Ma sì, ma no. No, io adesso mi salvo perché vi mando un gran video di Lollo Campani, che è Jon Snow. Andiamo in pubblicità. Poi ritorniamo di nuovo a parlare con lui perché vorrei sapere anche un'esperienza che ha fatto con Fio Zanotti in novembre, ha fatto un concerto in fronte alla casa di Lucio Dalla, Bologna. Caro mio, caro mio. E poi ha fatto un sacco di roba. E quando lo chiamo qua è un bignami che poi esplode di mille cose che fa. Quindi Jon Snow, Lollo Campani, pubblicità, poi torniamo qua. Avec de Parmentier. Nero e strabico, mi sento perso in un inverno gelido come Jon Snow. Per scaldarmi bevo un whisky lavico, butto via fegato e pure stomaco, mi dico calmo, non andare in panico come Jon Snow. Qui non si stacca mai, neanche quando lo vorrei, non si stacca proprio mai, meglio ridere se puoi. Magico, giù dal letto sono sempre isterico, sarà colpa del tuo sguardo estraneo come Jon Snow. Falli qui non ce n'è e vedo il fondo del mio caffè. Oggi mi presenti i tuoi, ma non ho una bella cera, no, non ho una bella cera. Come Jon Snow, mi sento come Jon Snow, mi sento come Jon Snow.
ci sto a fare brutto da tastiera, tanto lo so, non è mica vita vera, quindi faccio il mio show, mi sento come Just Now. Meglio cattini, recensioni e progressi in palestra, ricette deliziosi per la solita minestra. Ho un pensiero che mi naviga dentro, con un click lo condivido sul momento, ma poi la gente vuole farsi i cazzi miei. Ma perché? Ma perché si fanno i cazzi miei? Come Just Know, come Just Know, come Just Know, mi sento come Just Know, come Just Know, come Just Know, come Just Know, mi sento come Just Know. Una tavola ben apparecchiata è preludio al miglior approccio ai sapori. Set Hotel, il meglio dei coordinati tavola e accessori per la cucina. Dal 1949 al fianco dei ristoratori. Set Hotel, a Reggio Emilia, in zona Annonaria. L'arte di servire in pubblico. Una vita insieme. Allora, interessante questo percorso oggi che stiamo facendo con il mio ospite Lorenzo Lollo Campani, reggiano doc. E in ugual misura invece ci spostiamo nella parte transalpina, ma italianizzata, quindi emilianizzata da parte dello chef Francesco Miselli, che come dicono i francesi era allé da basse, cioè ieri piegato. Allora, sta preparando la parmentier, però è in italien, avec de parmigiano reggiano, avec de aceto balsamico, perfetto. Avec de... Sai che... mio amico Pizzocchi mi ha raccontato una barzelletta con Avec, che però non posso raccontare qua, un giorno ve la racconterò. Cosa c'è? Ecco, bravo. Non posso farlo adesso. Allora, dunque, chiaramente dovete sapere che Lorenzo incomincerà il suo nuovo tour, proprio come le gelaterie, produzione propria, questo è molto bello, da partire dal 26 prossimo, quindi questo mese, partirà a Bibbiano, provincia di Reggio Emilia per quanto riguarda Metropolis, poi in marzo, invece il 9 marzo, all'Alto Teatro di Ca del Bosco. Ora... però io volevo prima chiederti questa cosa, di questa esperienza che hai fatto insieme a Fio Zanotti, diciamo verso metà novembre dell'anno scorso, sei andato a fare un concerto, uno showcase, mettiamola così, dalla casa di Lucio Dalla, ok? A casa di Lucio. È a casa di Lucio. Casa, cioè, di tu Lucio. Hai fatto questa roba dove, insomma, poi anche lì si snoda con tipo pochi intimi, no? Certo. Quanta gente al massimo c'era lì? Che poca roba. Ma era, sì, era praticamente una cena organizzata dai cugini che gestiscono, sì, l'associazione, uh-huh, di Lucio Dalla, cioè la casa, per mostrare appunto questa casa che è una meraviglia. Sì. Cioè, tu l'hai vista, è proprio una galleria d'arte. Chiaro. Sono delle opere bellissime, tra l'altro mi dicevi, cosa che non sapevo, opere anche disegnate, sì, e dipinte da Lucio. Sì, assolutamente. Dunque è una cosa... No, però guarda, fai bene a sottolinearlo. Se potete, andate, guarda, vi consiglio due posti. Quello a casa di Lucio Dalla e a casa Museo Luciano Pavarotti. Una, sì, a Bologna e una a Modena, appena fuori Modena. Allora... Se vi ha sempre particolarmente affascinato quella tipologia di artista, entrare alla loro casa, cioè credetemi, non è una pagliacciata, cioè esistono le cose vere, la casa è quella vera,
e vi posso garantire che esistono dei particolari che vi fanno entrare solo a sensation, come si dice, molto dentro al personaggio, che è veramente incredibile questa cosa. Io l'avevo vista alcune cose di Fellini. Mi era capitato di vedere, avevo ricreato, c'è una sala peraltro Fellini nella hall dell'hotel del Grand Hotel a Rimini, ci sono alcune cose particolari, poi avevano intensificato, cioè tu vedi dal bozzetto, che ne so, al cappello, l'occhiale, lo guardi e dici, caspita, quello lì ha messo Fellini, chissà dove era, quando faceva, cioè è veramente incredibile questa roba. E tu hai fatto un concerto lì con Fio Zanotti. Con Fio Zanotti che suonava il piano di Lucio Dalla. Wow, hai capito. Dunque di fianco c'era il clarinetto, insomma, è stata un'esperienza incredibile, E hai proprio la sensazione che Lucio sia ancora lì. È vero? Sì, cioè, sì. Cioè, hai proprio la sensazione... Che magari da lui te lo aspetti anche, dice che era tutto uno scherzo, questo ha simulato... Tra tutto, viene fuori... Poi viene fuori, vabbè, da lui ha fatto cose veramente incredibili, no, vabbè, veramente, io, cioè, basta pensare che, cioè, lui una mattina a Brindisi, te lo dicevo, no? Ah, quella cosa lì è bellissima. Mi ha fatto vedere, lui aveva, insomma, un SUV di una marca molto importante... con aerografato le torri, due torri, cioè era rosa, volevo dirvelo, una macchina da non so quanti mila euro, rosa. E dietro mi ha fatto vedere la doccia. Cioè proprio lui si era fatto montare una doccia di fronte a un hotel a Brindisi, mi ha tirato fuori, mi ha detto, vedi, poi questo serve... mi ha detto, serve a lavare me, ma anche il cane. Vabbè, guardate che personaggio... Lui, essendo un grande... amante dell'Italia, dunque un grande viaggiatore, tendeva proprio a costruire un po' di casa sua, un po' anche di suo ufficio nei mezzi con cui si muoveva, perché se pensi alla sua barca. Che si chiamava Catarro. È vero, Catarro. C'era la sala di ripresa, di registrazione, tant'è che i miei colleghi Graziano Galatone e Rosalie Misseri registrarono proprio Tosca, l'opera di proprio lì sulla barca. Sì, ma anche cantanti famosi, mi ricordo che avevano avuto questa ebbrezza di registrare qualcosa. Lui metteva la doccia nella macchina, la sala di registrazione nella barca. Che... Sì, no, ma poi, cioè, le due torri aerografate sulla portiera della macchina, cioè, ragazzi, cioè, tanta roba. Senti, tanta roba. Ti piace Lucio Dalla, chef? Ho dei bei ricordi sulle canzoni di Lucio Dalla, ma penso come tanti altri, di noi. Sì, certo. Insomma, Lucio Dalla era, al di là dell'artista, indubbiamente, ma era anche un personaggio. Tra l'altro lui è sempre stato uno abbastanza disincantato, nel senso che non aveva troppa voglia di dare dei messaggi. Quando li dava perché gli girava lui e tutto sommato cantava quello che gli pareva. Tu hai fatto una bellissima cosa, poi inerentemente a questo, in parallelo con la canzone Dai un pugno nel muro, che è quella che dicevamo prima, che è uscita il 25 di novembre scorso, per quanto riguarda l'anno che è passato e non l'anno che verrà, ti faccio la citazione. Però devo dire che tutto sommato l'hai fatto coincidere poi con la giornata contro la violenza sulle donne. Il video è abbastanza importante. Sì. Noi, ci hai anche portato delle immagini del backstage di quello che è accaduto. Tu hai fatto questo tipo di operazione e che sarà dentro il tuo spettacolo, vero? Certo. Cioè adesso non mi vestirò da... No, non sarai ovviamente... No, io nel disco, Che mondo vuoi, che è il titolo del disco, insomma, ho voluto descrivere, insomma, diverse cose. Adesso vabbè, questo è il making of. Prima di fare questo video ho fatto una settimana con questo allenatore che mi ha dato... Ti ha spiegato un po'. Mi ha spiegato come dovevo... Senti, ma com'è tirare di box? Cioè, tu sapevi? No, cioè, la prima volta. Io li ho sempre prese. Sì, ma quello che è un'altra roba. Poi esistono anche altri modi per salvarsi. No, però uno scappa, per esempio. Però, cioè, tu hai fatto una settimana in una palestra. Sì. E lui ti ha insegnato come tenere la guardia. Sì. Cioè, per essere verosimile. Sì, per non fare, diciamo, il Rocky della situazione. Quantomeno per non essere Franco Franchi che tira di box con Cicci Ingrassia e fa sta roba. Qua. No, l'hai fatto. Una mosca che mi infastidiva. Sì, no, effettivamente, ma questo si trova, no, in rete, questa roba? No, sì, no, l'ho portato. Ah, esclusivo, caspita. Io ti porto delle esclusive. Wow, meraviglia. Allora, questa è un'operazione
che poi è fatta a più mani, abbiamo citato anche, cioè c'è anche Antonella, che peraltro lo cocco, che saluto, una canzone, il disco e quant'altro. Qui invece la sceneggiatura del video chi l'ha fatta e la regia e tutto quanto? Allora, praticamente l'abbiamo fatta in tre. Mm-hmm. Io assieme al regista e Michele Caiano, che ha seguito un attimo quello che è un po', è quello che mi segue anche nei vari social, okay, quello okay. Che il tutto fare, quello che benissimo. Ho sempre vicino a me, che tra l'altro saluto perché è una persona splendida. E qua per esempio dovevo fare ridere l'attrice perché non rideva spontaneamente, però gli dico delle robe allucinate, delle barzellette stupide. Il detto cinese più famoso, canca baia, poco cotto. Ecco, questo. Mamma mia, detto vabbè, questo però gli chiedi di ridere su sta roba. Vabbè, allora io, se sei d'accordo, siccome il video è molto bello e devo dire la verità, la canzone a me piace molto, io ve la farei ascoltare e vi farei vedere il video e poi ti svelo un segreto clamoroso. Il nostro chef dovrebbe aver pronta la Parmentier. Tra l'altro si è permesso anche di versare i calici di vino. Improvviso, visto che comunque parliamo di francese, io posso fare un entrée di Notre Dame de Paris, bravo. Mentre lui presenta. Bravo, 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 hai capito? Io c'ho Lolo Campani oggi, mica c'ho, hai capito? Allora senti, guardiamo il video, dai un pugno nel muro, Lorenzo Campani, bellissimo, bravo. Lo guardate e poi torniamo qua. E la principessa, esiste un racconto che non finirà. Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Las mujeres son la luz de mediodía, razón de que este mundo no se acabe. E se a volte ci si scorda di ascoltarle, sono brave, non gli serve un codardo. Sono un uomo e soffro le loro ferite, il consiglio di mio padre. Dai un pugno nel muro, dai un pugno nel muro, però mai a una donna. Nunca, nunca una mujer. Tienes madre lo que sigue, no lo repito porque sonaría igualito. No soy un santo ni quiero cantarte un sermón. Solo te pido tu respeto. Somos hombres y ellas no son un objeto. Que te cuesta llorar y pedirle perdón. Y ritrovi dentro a un dolore, e le donne sono il senso della vita, la carizia más perfetta son l'aire. E le donne son la luce di un bel giorno, la razón de mundo no se acabe. E se a volte ci si scorda
Bravo, bello, bravo. Cioè, avete capito com'era il senso che lui tentava di dare il pugno, ma ritornava indietro e ti autocolpivi. Perché noi soffriamo il loro ritmo. Bravo, ecco, e la gente bendata che non vuol vedere, non interessa, bravissimo. Beh, top, top, video bellissimo. Guarda, arrivo a dirti, secondo me ti sei meritato una parmantina. Io così, Sono qua, per caso. Ma io assaggerei. Allora, guardate da sopra le due versioni. Quella gourmet e quella rustica in realtà hanno due tipologie diverse per quanto riguarda anche la situazione. Allora, quella a sinistra, questa qui è quella... Esatto, è quella che si può... non passata, okay, diciamo. Non fatta vellutata, ancora i pezzi di patata intera, la pancetta e la cipolla. Okay. Da gustare direttamente dalla pentola, proprio come una zuppa italiana. Ottimo, ottimo, ottimo. Mentre qui invece abbiamo, come dicevi, la versione da ristorante. Gourmet. Quindi abbiamo messo la spuma di parmigiano reggiano, due patatine croccanti e due crostini. Vado? E l'aceto balsamico, vai. Prego, assaggiamo. No, prego, assaggiamo come? E vai, e vai. Allora, la parmantina consiglio a tutti, perché questa è una mia, guarda, veramente, te l'ho detto perché è una grande passione, io ti ringrazio per avermi accontentato, perché è una cosa incredibile. Mi fa piacere. Tra l'altro il tempo tecnico per questa qual è? Il tempo tecnico è il tempo della cottura, quindi dobbiamo cuocere la cipolla, fare rosolare un pochino la cipolla con la sua pancetta, fare un piccolo soffrittino, allungarla con un pochino di latte intero, metterci le patate e farla cuocere. Bravo. Questo è il tempo tecnico. Allora, se vi manca qualche passaggio, rivedrete la puntata on demand www.regionlive.com. Giusto. Poi mi mandi... sono inutili. Mi mandi invece personalmente la mia mail, mi mandi ingredienti per quattro persone, la parmigiana è fantastica. Tra l'altro hai aperto, secondo me... perfetto, il Monte Leone della cantina Binea Canali, anche in onore del nostro artista reggiano. A voi. Ricordate a Bibbiano il 26, cioè fra 5 giorni, esordio dello spettacolo che si chiama Che mondo vuoi? Hai capito? Quindi accorrete. I punti Arci Reggio Emilia hanno tutte le dinamiche per portarvi a casa il biglietto, perché è un bello spettacolo, andate, ecco, bravo. Vi svelo un segreto ancora, nessuno vi darà dei pugni, no, lo diciamo no. I guantoni li lascia a casa. Hai capito, allora, bravo, allora c'è un pensate, mangiamo ancora un po' di parmentier e torniamo qua. Ciao Barbie. Ti vedo tutte le sere. Buon martedì a tutti, bentrovati anche oggi a Mo Pensa Te. Allora, anche oggi sono a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, e la domanda è sempre quella, ho iniziato ieri. Io voglio sapere da dove deriva il termine sbozze o sbuzzo, che sta per avere una particolare intuizione, un particolare talento. Allora io adesso andrò a intervistare un sacco di persone per sapere se intanto conoscono il termine, soprattutto se sanno da dove deriva questa strana parola che in poche sillabe racchiude una valanga di magia e di intuizione veramente perfette. Voto un intelligente, una persona è bravo, è un modo di dire, è vero che noi con quella parola lì diciamo, tu ne hai? Ce n'hai? Beh, insomma, tiro avanti, dai. Insomma, dai, qualche volta hai avuto qualche intuizione, qualche... Certo, sì. Sempre quella è la roba che ti sei inventato, che hai detto, ho avuto sbozzo. Ah, dello sbusto, quando lavoravo avevo dello sbusto, ero nell'edizia, ero il miglior operaio in giro. E allora ti dovevi inventare delle cose? Poi, certo. Te riuscivi a tirare dritti i muri storti? Certo, no, mi facevo, lo facevo dritti, altro che... Sei una che ha dello sbuzzo? Parecchio. Dove? Qual è il tuo campo migliore? Penso sia nell'arredamento che nell'abbigliamento, più che altro. Quindi nello stile. Qui hai dello sbuzzo nell'arredamento, cioè tipo tu vai a trovare dei pezzi che magari valgono poco, li restauri e diventano dei pezzi della Madonna. No, oppure saper abbinare tutti i colori, le fantasie, i vari stili. E lì ci vuole effettivamente dello sbuzzo. Tu sai da dove può derivare questa parola? Perché stranamente noi... Mio padre era un pittore, mia madre una sarta, stilista. Quindi ok, quindi il tuo sbuzzo deriva da una situazione artistica, del DNA familiare. Sì, no, io intendevo proprio la parola stessa, il termine, sbuzzo. Non lo so, forse uscire da certi schemi.
Non lo so, io il latino e il greco non l'ho studiato. Però tu dici, potrebbe derivare da quello? Sì, dagli soliti schemi, cioè uscire fuori, avere fantasia, sbuzzare, cioè evadere un po' con la mente. Ecco. Ottimo, tu ne hai? Per il momento no. No, però c'è, ma c'è un campo dove sei un po' più forte di altri, dove potresti dimostrare dello sbuzzo? Cioè, potrei fare Oh, io ti dico, se fosse per me, io... Niente, minimamente. Niente, proprio niente, manco un dito spostato. Però la vita a volte, come ti dice lei, quindi se ti apre, la vita ti apre. Ma se dovessi scegliere un campo dove potresti dimostrare di avere dello sbuzzo, sarebbe sicuramente una cosa. Cioè, praticamente vai fuori in giro, vedi la situazione com'è. Controllo. Sì, quello è un controllo. Guardi un po' com'è la situazione e poi dopo, da lì... Capisci? Se ti va bene o non ti va bene. Ok, questo può essere, può essere. Sì, ecco, lei ha avuto dello sbuzzo nel vestirsi. Io la ringrazio, lei è molto gentile. Mi trova elegante questa mattina. Spostivo elegante, sì. Spostivo elegante. Rispetto alla norma. Alla norma. Va bene, io vi ringrazio non solo per i complimenti ma anche per la spiegazione. Quindi alla fine sai che io non ci ho capito niente di quello che mi hai detto. Però comunque ho capito che tu hai potenzialmente dello sbuzzo. Sì. Sei uno sbuzzo potenziale. Sì, quello è la marcia in più. Esatto. Quindi tirala fuori. Ma ci vuole. Tirala fuori, che magari ce l'hai. Delle volte. Con le donne aiuta. Sì. Lo sbuzzo con le donne aiuta. Quello sì. È vero? Più i soldi. Eccolo più lì. Soldi. Hai capito? Vabbè, va. Saluto. Di nuovo. Altrettanto. Saluto. Saluto. Hai capito? Ho preso pure dell'elegante. Allora, questa è la scena che si verifica tutte le volte quando ritorniamo in studio, però devo dire... Ah, sei inquadrato? Miselli quest'anno sta veramente facendo le scintille. Ecco, bravo. Lollo, grazie. Com'è questa Parmentier? Ho visto che ti sei affezionato. Siete diventati amici in un attimo, è incredibile. Lui è il mio miglior amico. Ma infatti, ma io l'ho sempre detto, è un attimo. Allora... Saluto e ringrazio il nostro chef Francesco Miselli, che troveremo anche domani. La Parmentier la metto al primo posto del nuovo anno come piattone. Complimenti, bravo. Grazie mille. Grazie. Ricordate, fra 4 giorni al Metropolis di Bibbiano, provincia di Reggio Emilia, e Che mondo vuoi, il nuovo spettacolo di Lollo Campani. Col disco, acquistate la canzone, seguitelo. Perché lui è sempre un grande artista. Ecco, bravo. Quindi in bocca al lupo, come si dice? In bocca al lupo. Sì, si dice in bocca al lupo, a balena. Esatto, esatto. La balena è interessante, esattamente. Allora, siccome abbiamo fatto la Parmentier, te lo dirò in francese, ok? Derrière les poissons. Oh. Quello sta. Va bene, allora attenzione, noi ci vediamo domani con una nuova puntata eccezionale. Caro Barbie, complimenti per la tua trasmissione.